ci sono questi due luoghi, perché ve ne sono solo due, quelli destinati eternamente. Come due sono le vie, una che conduce al cielo e l'altra che conduce alla perdizione eterna. Noi sappiamo che la realtà celeste è una realtà che è stata ben descritta anche da Gesù stesso. E non ci sono dubbi su quella che sarà la destinazione eterna. Due luoghi, due vie, due destinazioni eterne. Ma mi rivolgo a coloro anche che non hanno accettato Gesù, a coloro che magari sono giovani, si sentono nel pieno delle forze e dicono: ho tanto tempo davanti a me. Ma dove è scritto? Qual è il tempo che ti è stato assegnato? Dove l'hai letto? Che ne sai di questo? Oggi è il giorno della grazia. Oggi è il giorno accettevole. Oggi è il giorno in cui il Signore ti sta dicendo: hai la parola vivente di Cristo, accettala nel tuo cuore e tu cambierai oggi la tua destinazione eterna. Forse patirai delle persecuzioni, forse sarai escluso dalla cerchia degli amici. È una realtà che viene decisa, assegnata, mentre siamo oggi noi sulla terra. Sono pochi quelli che entrano per la porta stretta. Sono pochi quelli che percorrono la via angusta e tortuosa, ma che ha come destinazione il cielo. Invece larga e spaziosa, e molti la percorrono, dirà Gesù. Molti la percorrono, quella che mena la perdizione eterna. Cosa stai aspettando? Perché stai indugiando?